acqua. Grazie Presidente, e mi permetta all'inizio del mio intervento, che ho riservato ad oggi, dal momento che l'altra volta invece ho preferito porre dei quesiti ed avere dei chiarimenti da chi ha più esperienza in materia di me, e mi consenta all'inizio di formulare la mia totale fiducia e stima nel suo ruolo e nell'interpretazione che al ruolo ha dato e continua a dare, soprattutto a garanzia di chi come me presidia queste sedute dal primo all'ultimo minuto, non alimenta polemiche artatamente, non ruba minuti, rispetta il regolamento. Volevo innanzitutto dire che, insomma, io ho avuto modo di studiare il bilancio nei limiti delle mie competenze e nei limiti anche del mio essere neofita in materia. E ho ascoltato con attenzione le riflessioni fatte da altri consiglieri, perché bisogna porgere orecchio a chi ha più esperienze e anche punti di vista diversi. Partirei dall'analisi sulla relazione previsionale e programmatica, che in effetti devo dire ha un che di limiti di tecnicismo e anche di autoreferenzialità, per cui per il prossimo bilancio io invito a pensare anche a forme di comunicazione più efficaci. Tuttavia, i revisori dei conti non hanno avuto difficoltà ad approvarla e quindi a ritenere utili tutti gli elementi in essa presenti. Mi si citavano l'altra volta degli esempi precedenti di relazioni previsionali e programmatiche, per esempio quella del 2012. Sono andato a trovarla, è stata approvata il 5-6-2012, quindi tempo utile. Non ho trovato quel respiro psicologico, sociologico di cui si diceva. C'è certo qualche descrizione un po' più analitica di programmi e settori, c'è certo l'indicazione di, c'è una lista di indicazioni programmatiche, una lista di cose abbastanza nutrite, questo bisogna ammetterlo, di cose già fatte, ma c'è una lista altrettanto nutrita di cose che si pensa di poter fare non so quale futuro, e questa lista risponde un pochettino, direi, alla tendenza di tutto di più. Notavo anche, confrontando con la relazione del 2011, un piccolo atteggiamento di copia e incolla, ma insomma questo qui tutto sommato fa parte di un format. E però mancavano in quella relazione le previsioni principali. Le previsioni principali. La prima previsione principale che mancava in quell'atto che qui viene ritenuto così importante politicamente, la chiamata ricevuta dall'ex sindaco il 30 agosto 2012, chiamata imponderabile, ineluttabile perché proveniente dall'alto, in questo caso il seggio regionale. Mancava la previsione quindi del commissariamento di questa città, fatto grave, cioè l'abbandono della città, che pur aveva consegnato con stima all'ex sindaco la guida di questo comune con un ben 57% di voti. Mancava l'altra previsione importante, cioè che questa città sarebbe andata incontro a uno sforamento di patto. Allora, se quelle relazioni programmatiche vengono considerate best-seller del settore, per me equivalgono a carta straccia. Vorrei poi dire che il bilancio di cui stiamo discutendo è un bilancio estremamente particolare. Qui si discute di tanto, secondo me anche troppo, di fatti secondari, ci si discorda il fatto fondamentale: il bilancio sta arrivando dopo un lungo periodo di sospensione di responsabilità politica in questa città. Abbiamo avuto un commissariamento, abbiamo avuto uno sforamento di patto con penalità incredibili per l'amministrazione, che io imputo anche alla mancanza di assunzione piena di responsabilità del precedente Consiglio. Abbiamo avuto poi tagli di trasferimenti potenti, io non interrompo mai nessuno, Presidente. Abbiamo subito tagli di trasferimenti potenti sia da Roma che da Palermo, provenienti da politiche che vengono animate per lo più da quel centro destra-sinistra che in quest'Aula è abbastanza rappresentato. Però concordo con voi, anzi mi rallegro del fatto che almeno 10 figure, diciamo, di grande responsabilità del centro destra-sinistra risiedono in questo Consiglio, perché dai loro interventi vedo che c'è una forte distonia rispetto alla guida, all'aschettino che invece avviene nei governi di Roma e di Palermo. Si sono aggiunte le grandi incertezze governative di IMU e TARES, addebitabili alla stessa guida aschettino del centro-destra-sinistra. Per
Noto poi anche che tutti i comuni che hanno avuto un turno elettorale a giugno e che provenivano da commissariamento, no, hanno avuto i medesimi nostri ritardi, anzi probabilmente rispetto a tanti comuni siciliani noi stiamo arrivando a questo, sia pur tardivo, appuntamento con un certo anticipo. Io noto poi che questo bilancio ha degli elementi positivi, innanzitutto l'approvazione dei revisori dei conti, i quali trovano coerenza interna e coerenza esterna pienamente rispettati da questo bilancio. Noto poi che sono stati effettivamente salvaguardati, nonostante anche certe mie perplessità, due principi fondamentali: l'equilibrio finanziario e la salvaguardia dei servizi, in nome anche di un principio più generale che è quello della solidarietà. Attenzione, un comune che non è in grado di tenere a posto i conti è un comune che fa massacro dei diritti sociali, è un comune cioè che alimenta pessimi servizi e dunque disagio sociale, così come del resto ci stanno insegnando alcuni governi a Roma e a Palermo. Ho cercato di riscontrare l'elenco delle novità che ci suggeriva l'assessore Martorana, trovando nei numeri corrispondenza: ampliamento dei capitoli sull'energia, ampliamento su stanziamenti cruciali riguardanti la manutenzione delle scuole, il riscaldamento delle scuole, manutenzione degli impianti sportivi, interventi mirati poi su servizi sociali, l'ampliamento del servizio igienico-sanitario e trasporto per scolarizzati disabili, l'ampliamento del servizio residenziale per disabili gravi, l'ampliamento delle spese di comunità alloggio, l'ampliamento delle spese dei servizi casa famiglia, altri ampliamenti che ho avuto modo di riscontrare: manutenzione sul castello di Donna Fugata, impianti idrici, trasporto di acqua in autobotti. Qualcuno si ricorda quel famoso episodio ameno della crisi idrica? Mantenimento di parchi e ville, verde pubbliche, risistemazione dei mercati. Certo, io a questa amministrazione chiedo anche un impegno per il futuro, intanto ad approvare il bilancio prossimo di preventivo, possibilmente nel primo trimestre del 2014, sarà il primo bilancio della responsabilità politica piena in questa città dopo anni. Poi chiedo una partecipazione, una condivisione non a posteriori e non formale, e chiedo anche un cronogramma riguardante la revisione del modello organizzativo dell'ente. Bisogna impegnare più risorse, più qualificate risorse umane in settori non più di spesa ma di investimento e di recupero della evasione, la creazione di un nucleo capace di captare fondi europei, una lotta all'evasione che eventualmente prevede una esternalizzazione dei servizi di verifica dei database e di incroci delle banche dati cadastrali e non, una messa a reddito migliore di tutte le risorse di cui dispone il comune e soprattutto un'attenzione enorme all'economia attraverso il patto dei sindaci, che può costituire elemento di risparmio e anche di occupazione. In conclusione, io ritengo che questo consiglio abbia avuto la possibilità di uno studio del bilancio e di una, come dimostra la raccolta di pareri di cui ha potuto godere più di un consigliere, pareri esterni e interni all'amministrazione. Abbiamo ora la possibilità di presentare i nostri emendamenti, sia pure in particolari condizioni contingenti da non dimenticare. C'è quindi un atto di responsabilità verso la città che dobbiamo assumerci tutti. Città prima sedotta e abbandonata, poi lasciata sola nella zona di nessuno del commissariamento. Grazie.